Ciao a tutti, io sono Viglio ed oggi sono qui per parlarvi degli ultimi rumor sulla serie Pokémon. Vi invito a lasciare subito un mi piace e a scriverci nei commenti dopo il video che cosa ne pensate. Nuove voci di corridoio parlano di un possibile ritorno di Fiamma su Nintendo Switch di qualche vecchio capitolo Pokémon. La fonte di questi rumors è Nintendalerts, un sito web dedicato a Nintendo che nelle ultime ore è letteralmente spiccato tra i fan della grande N per aver anticipato l'annuncio del nuovo Hyrule Warriors L'Era della Calamità. Andando a scavare nel profilo Twitter di questo sito, si possono trovare anche indizi sull'arrivo di Pikmin 3 e della collection di Super Mario 3D All-Stars in concomitanza degli annunci ufficiali. Insomma, sembra davvero qualcuno che abbia delle fonti affidabili e lo stesso Nintendalerts ha evidenziato come, negli scorsi giorni, abbia anche fatto un piccolo commento su Pokémon. Nel tweet che state leggendo a schermo c'è scritto quanto segue: e pensare che la gente si sta lamentando delle versioni rimasterizzate di Super Mario, quando vedranno quello che sta per arrivare di Pokémon si lamenteranno ancora di più. Ad onor del vero, Nintendalerts non ha specificato che si tratti di un vecchio videogioco oppure di vecchi videogiochi in una collection, ed infatti alcuni utenti hanno anche ipotizzato che possa riferirsi a piccoli contenuti come espansioni o simili. Ma l'accostamento alla collezione di Super Mario non è da trascurare. Ma quindi cosa possiamo aspettarci? I porting di Pokémon Diamante e Perla senza un vero remake? Pokémon Rosso, Blu e Giallo in una collection a 60€? Per adesso è troppo presto per dirlo. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà. Qui da Viglio per oggi è tutto, appuntamento al prossimo video.